Mondocane Expo buona la prima, come si dice. Infatti alla sua prima uscita ha subito fatto registrare numeri da record, consegnando alle statistiche oltre 8.000 visitatori in 2 giorni di esposizione. E del resto alla vigilia c'erano tutte le prerogative perché fosse un successo annunciato. 370 razze ed oltre 1.500 allevatori da tutta Italia. Allevatori che hanno già opzionato la loro partecipazione alla prossima edizione, visto l'alto livello dei giudici di caratura internazionale che ha garantito così agli esemplari vincitori un palmarès di grande prestigio, merito della macchina organizzativa messa in moto dalla società che ha gestito l'evento. Tantissimo pubblico, perché comunque era una manifestazione attesa da diverso tempo, in quanto si svolgeva ad Ancona e oggi siamo riusciti a portarla in svolgimento a Pesaro. Noi abbiamo fatto il possibile perché questa manifestazione oggi aprisse senza nessuna sbavatura, e ci sono cani che fanno anche quello in effetti. E i cani sono felicissimi, gli allevatori si sono trovati molto molto bene, l'affluenza risponde bene, e teniamo le dita incrociate. Mesi e mesi e mesi di allenamento un animale può arrivare a tanto, e credo che questo sia uno spettacolo da vedere, perché ci sono cose che difficilmente uno può immaginare che vedi qui dentro. Ma Mondocane Expo non è soltanto esposizione e premiazione, dove i Carlino hanno mietuto grandi successi, ma anche esibizioni e il mondo del volontariato e dell'assistenza ai cani meticci. Il successo di quest'anno ha posto serie basi per uno sviluppo di questa manifestazione che la porterebbe tra le prime in Italia e la prima del centro-sud per numero di razze ed esemplari in esposizione, e altre categorie che farebbero così salire a oltre 6.000 esemplari in fiera per il prossimo anno. Appuntamento quindi per il 2016, dal 20 al 21 febbraio, per il miglior amico dell'uomo.